Buongiorno, questo venerdì inizia come tutte le mattine di questa settimana con Per chi suona la campanella, un'idea di Wings e di TEDx Torino nella settimana che accompagna la ripresa delle scuole dopo una lunghissima e non così ben voluta pausa, ci interroghiamo perché siamo sempre a caccia di idee sulle parole chiave della scuola oggi, o meglio della scuola domani, per la ripartenza, per le nuove sensibilità, le nuove attenzioni e cure da mettere in un tema così centrale, in un luogo così centrale per la nostra vita come la scuola. E per fare questo invitiamo ogni mattina degli ospiti che con generosità mettono a disposizione del tempo e il loro pensiero e si fa una chiacchiera. Ma lascio immediatamente la parola a Giulia Mazzocchi di WINS che ci racconta un po' come è nata e come sta andando forse questa avventura di Per chi suona la campanella. Giulia, buongiorno. Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti, grazie. Bene sì, questa si sta chiudendo ormai la nostra seconda settimana di scuola. Finora tutto bene, certo le misure di sicurezza non mancano, siamo tornati a scuola in un modo sicuramente nuovo, ma siamo contenti di esserci. Quindi questo abbiamo pensato che potesse essere proprio il momento per condividere con il pubblico, con i nostri amici, riflessioni, progetti su quella che è la didattica dopo il lockdown, andando un po' oltre quello che è l'attività che facciamo in aula, quindi parlando di educazione a 360 gradi. E quindi abbiamo pensato di invitare un po' i protagonisti del mondo dell'educazione a 360 gradi, per condividere con loro insegnamenti, esperienze, prospettive, progetti, per una ripresa dell'attività accademica, dell'attività didattica sotto nuovi punti di vista. Oggi uno dei temi che a noi sta particolarmente a cuore è lo sport, l'educazione alla salute, come scuola internazionale. Lo sport ha una sua centralità nel percorso didattico, e quindi eccoci qui con Luca e Simona. Luca e Simona, rispettivamente, dal J Medical e dallo Sci Club Sestrier, che sono nostri partner in questa iniziativa. Benvenuta Simona, benvenuto Luca. Simona, iniziamo da te. Il tema è enorme, sport ed educazione alla salute. Evidentemente un lungo periodo come quello che abbiamo passato, in cui neppure si facevano le scale per salire in classe perché si stava in casa a fare la didattica, ha sicuramente avuto un impatto sulla salute e comunque sull'attività fisica, dei ragazzi. Come vedi in questo momento, di ripresa, questo tema? Quali cure secondo te andrebbero messe sotto questo punto di vista? Sì, buongiorno a tutti. Sicuramente il momento è ancora delicato, nonostante insomma ci sono stati questi mesi dopo il lockdown dove i bimbi, i ragazzi sono riusciti a riprendere le loro attività, direi quasi completamente. Noi come Sci Club, subito a partire già dal 28 di maggio, siamo riusciti a riorganizzare le attività per loro. Quindi, insomma, secondo me, siamo ritornati a una semi-normalità in quest'estate. Dunque io, spero che si possa andare in questa direzione, quindi di normalità, tra virgolette, e di poter continuare con tutte le nostre attività che facevamo già gli scorsi anni. Noi abbiamo i nostri ragazzini al momento sono ad allenarsi sui ghiacciai, sono ad allenarsi in Svizzera, sono ad allenarsi in Austria, quindi di fatto
tutti stiamo cercando, a partire da noi come associazioni sportive, a partire dai genitori, a partire dai gestori di impianti, di ritrovare appunto la normalità che mancava. Tutti ci auguriamo che non ci siano intoppi, che si riesca a convivere con, appunto, con questo Covid in maniera intelligente, cercando appunto di tenere i ragazzini delle situazioni di sicurezza per quello che c'è possibile, perché è indubbio che quando i bambini fanno attività fisica, tenerli distanziati, insomma, lo facciamo, cerchiamo di farlo, però fanno abbastanza fatica, soprattutto i più piccolini tendono a volersi sempre abbracciare, a volersi sempre complimentare l'uno con l'altro. E quindi, insomma, questa difficoltà c'è. Io spero davvero, con tutto il cuore, come immagino che speriamo tutti, che si possa proseguire in questa linea, quindi ritrovare un minimo di normalità e quindi proseguire nella nostra formazione, nella nostra preparazione, noi in vista dell'inverno, dove l'anno scorso appunto è terminato bruscamente, quindi abbiamo tutti un sacco di cose da fare e da dimostrare ancora sulle piste e quindi, insomma, questo è quello che cerchiamo di fare. Grazie, grazie Simona. Luca, come ti agganci a questo discorso? Innanzitutto buongiorno e benvenuto anche a te. Ma guardate, io penso che dobbiamo sfruttare questa, la parte negativa, cioè quello che il Covid ci ha tolto, per avere un'opportunità per ripartire. Cioè, i ragazzi, io ho una bambina in casa di 5 anni, e anche i bambini più piccoli, hanno sicuramente la voglia di ripartire. Quindi diciamo che tutto quello che abbiamo perso può essere uno stimolo per avere più voglia di fare. Quindi secondo me i genitori devono dare la possibilità e le strutture come la vostra sicuramente la danno e la possono dare, come vedo anche di andare dietro a questo entusiasmo. Cioè, il Covid ci ha tolto qualcosa, ma questo ci ha dato ancora più voglia di ripartire. Quindi magari quell'attività fisica che ogni tanto poteva essere una routine, che poteva essere una cosa che magari non ci entusiasmava, magari in questo momento io vedo mia figlia molto contenta di ritornare a scuola, di ritornare a fare l'attività. Quindi andiamo dietro, secondo me, alla loro voglia. Siamo in sicurezza. Io non credo che esista la sicurezza assoluta. Credo che esista una riduzione di rischio, no? Quindi dobbiamo cercare di avvicinarci con la consapevolezza di fare le cose bene, con attenzione il più possibile. Un minimo di fatalità, secondo me, ci va per rimanere coi piedi per terra. Però finché ne avremo la possibilità e se faremo attenzione, secondo me, di possibilità ne avremo, andiamo dietro questa voglia dei bambini, dei ragazzi di ripartire, mantenendo sempre alta l'attenzione. Si possono fare tutte e due le cose, secondo me. A me sembra che il vostro messaggio sia molto chiaro. Vi sfido ad alzare un po' il livello, visto che siete sportivi, oggi parliamo di sport, allora affrontiamo una sfida. Io sono, facciamo un'ipotesi, un insegnante, vorrei fare un po' di educazione sia rispetto all'attenzione che avete nominato entrambi, ma anche dare ai miei ragazzi, ai miei allievi dei consigli rispetto all'attività fisica e alla sicurezza. Che cosa mi dite voi due esperti di questo, a me insegnante, spettatore di Per chi suona la campanella? Due consigli, parlo un attimo così vi do il tempo di pensare alla domanda difficile, come, proprio provando a stare sulla concretezza, qualche idea da trasferire ai ragazzi, agli allievi, scegliete voi l'età, se parliamo più di bimbi o più di ragazzi più alti. Chi vuole iniziare? Luca. Grazie. Così tu hai ancora un attimino di tempo. Ma allora, se parliamo di sicurezza, esistono, secondo me, due tipi. Allora, la sicurezza prima, che è quella che poi è
mi coinvolge maggiormente è quella sicurezza medica. Quindi ovviamente io non posso che dirvi che prima di sottoporsi a una ripresa di attività fisica, la valutazione ovviamente dello stato di salute, quindi l'idoneità, sia essa agonistica o non agonistica, risulta fondamentale. Anche la Federazione Medico Sportiva si è espressa in questo senso, in un senso di positività, cioè di dire diamo più possibilità, diamo disponibilità a eseguire le visite mediche perché dobbiamo far partire i ragazzi, gli adulti, i bambini, tutti, perché non sappiamo quanto potrà durare questa ripartenza, quindi rendiamoci disponibili. Facciamolo in sicurezza, e quindi su questo sicuramente la sicurezza prima. Durante l'attività dobbiamo rispettare le norme, sono d'accordo con Simo che gli sport di gruppo, non, le distanze non possono esistere, però prima invece lo possiamo fare, cioè ovviamente filtrare, rispettare quello che sono le norme, quindi mantenere le distanze quando non c'è l'attività, igienizzarsi le mani e tutte le cose che ormai sappiamo e devono essere sempre, sempre portate avanti. Dal punto di vista strettamente sportivo, semplicemente progressione. Cioè ricordiamoci che siamo stati tanto fermi e che quindi indipendentemente dall'età, poi per i bambini è più facile, ma anche loro ne risentono, perché dopo lo stop, ripartire soprattutto per un organismo in crescita, ritornare a fare quel lavoro che si faceva prima non è semplice. Quindi progressione, andare dietro l'entusiasmo, ma magari facciamo un giorno di riposo in più tra un allenamento e l'altro e nelle settimane torniamo a fare quello che facevamo prima, però con molta serenità e sapendo che avremo qualche dolorino in più, ma al nostro cervello avrà fatto bene muoversi un pochettino di più. Bene, bene, grazie. Adesso... Allora io sì, mi aggancio allora a quello che ha detto Luca, dove allora il consiglio che sicuramente darei è di cercare di stare il più possibile all'aria aperta, quindi se si può tutto l'allenamento che magari è anche collaterale alla propria attività fisica farlo all'esterno, quindi il parco piuttosto che, vabbè, noi in montagna chiaramente sono situazioni più facili. Noi abbiamo per esempio per quello che riguarda lo sci la problematica del trasporto sugli impianti, quindi sicuramente questo uso della mascherina deve essere bene inculcato nella testa di questi ragazzi, perché non tutti ce l'hanno ancora. Noi abbiamo questo passaggio al chiuso che è veramente fondamentale con spazi ristretti, quindi uso della mascherina, vabbè, igienizzante, quello prima delle attività, e sicuramente dove possono, ecco, cercare di stare un po' distanziati, perché queste sono le ovvietà del caso. Quindi direi dove possiamo stiamo, facciamo la nostra attività all'aperto. Stiamo all'aperto, grazie. Grazie per aver dedicato il vostro tempo questa mattina a questa chiacchiera. Naturalmente l'augurio di tutti è che lo sport, magari con questa maggiore consapevolezza, no, della quale parlavamo prima, no, quando è privato forzatamente di qualcosa, forse è il momento in cui ci si accorge di più di quanto sia prezioso. Dicevo, auguri che lo sport sia costantemente parte della vita dei ragazzi, delle persone tutte, dei ragazzi in particolare, perché sappiamo bene quanti siano gli insegnamenti e apprendimenti, oltre che ai benefici per la salute fisica, quali benefici, quali apprendimenti, appunto, ripeto, nello sport ci possano essere. Quindi grazie, grazie agli ospiti di oggi, perché nella loro vita applicano questa cosa e sono a disposizione dei ragazzi, dedicano il loro tempo, i loro studi, il loro pensiero a un tema così importante, che forse a parte alcuni casi particolari nella... con la scuola non ha sempre avuto una relazione positiva allo sport. Ci sono delle scuole illuminate che danno allo sport
lo spazio che merita, altre che fanno un po' fatica e viene visto a volte come una perdita di tempo e il ragazzo che si alza alle 5 per fare allenamento di canottaggio arriva a scuola già dopo 4 ore di lavoro viene visto come un perditempo, però vabbè, questo è un altro... Sarebbe un tema, dovremmo fare una cosa di questo tipo, Giulia, perché davvero, che problema che abbiamo, mamma mia. Ma è il discorso del occuparsi della persona, no? Nella sua interezza, in tutte le sue parti e accoglierle e provare a fare in modo che tutte possano svilupparsi in contemporanea con il rispetto. E, vabbè, abbiamo già il titolo per... per la prossima. Guarda, Enrico, se posso, Enrico, dico ancora una cosa e poi non andiamo oltre così non prendiamo tempo. Ovviamente le scuole che hanno intercettato, e voi sicuramente lo siete, questa opportunità, fanno una grande differenza, soprattutto in un momento in cui anche i genitori non hanno così tanto tempo. Quindi sapere che i ragazzi vanno in strutture in cui possono svolgere attività fisica anche all'interno, sicuramente sì. E poi vorrei dire ancora una cosa ai genitori come me, che la cosa più importante da far vedere ai nostri figli, ai nostri ragazzi, è l'esempio. Quindi abbiamo poco tempo, ma ritagliarci l'attività fisica con loro, come diceva giustamente Simo, stare all'aperto, andiamo in montagna, e si possono fare tante cose belle che fanno bene a tutti e due, sia ai ragazzi che a noi, e loro vedono l'esempio. Se noi facciamo vivere l'attività fisica come un'opportunità e come parte integrante della nostra vita, sicuramente saranno, non dico degli atleti, perché quello poi sono doni, caratteristiche, o se hanno davvero dei maestri bravi come Simona o come voi, però ameranno lo sport e ameranno la vita, e quindi secondo me staranno tutti meglio. Anch'io faccio ancora un'ultima, se io dico solo un ultimo messaggio ai ragazzi: non mollate, perché avete visto che in questi mesi si è potuto fare, anche al chiuso abbiamo potuto fare delle cose belle comunque, e quindi non mollate e fate sport sempre, sempre. Mi sembra questa la miglior chiusura. Grazie Simona, grazie Luca, grazie a voi. Grazie per questa... Grazie a voi. Settimana tutti insieme e chissà, arrivederci e a risentirci. Assolutamente. Volentieri. Buona giornata. Grazie a voi. Ciao.